Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata vi spiegherò su come creare degli ologrammi con il vostro telefono. Per prima cosa andiamo a vedere l'occorrente. Ci servirà una matita, della carta, ovviamente a quadretti, una custodia per CD, taglierino, scotch e un cellulare smartphone con collegamento ad internet. Il costo di tutto ciò meno di un euro. Prendiamo la carta che abbiamo detto prima e iniziamo a costruire un trapezio isoscele con base superiore di 2 cm, mentre la base inferiore deve avere una base di 6 cm. I lati non devono avere più di 3,5 cm, per non disperdere molto la luce emessa dal nostro telefono. Ora tagliamo il tutto facendo molta attenzione alle mani. Arrivati a questo punto dobbiamo costruire con i pezzi appena creati una sorta di piramide ma senza punta. A questo punto non ci resta nient'altro che prendere dello scotch e unire tutto insieme. Siamo arrivati all'ultimo passaggio. Il vostro specchio olografico è pronto, non resta nient'altro che impostare la luminosità del nostro cellulare al massimo e spegnere tutte le luci, e che lo spettacolo abbia inizio.